È un appello alla responsabilità e alla serietà, quello lanciato questa mattina da Sibconf Commercio e FIBA Confesercenti, le due associazioni di categoria che protesteranno anche il 10 marzo prossimo a Roma, che hanno organizzato un'assemblea questa mattina alla fiera balneare di Carrara per ribadire la loro contrarietà alla proposta di riforma che il governo Draghi ha sottoposto al Parlamento, che sarà discussa la prossima settimana in Senato, ma allo stesso tempo, senza ridurre la questione all'esclusione delle concessioni balneari dalle gare della direttiva Bolkestein, bensì partendo da questo testo per migliorarlo. Andiamo a sentire le loro posizioni. Il governo deve risolvere questo problema, è un problema che ci trasciniamo da 12 anni, basta chiacchiere, tutti i politici devono assumersi la loro responsabilità. Non possiamo discutere ancora con un linguaggio di 12 anni fa. Abbiamo avuto una sentenza della Corte di Giustizia, abbiamo avuto una sentenza del Consiglio di Stato, c'è un grosso problema, mettere in sicurezza questo settore. Quali sono i punti su cui occorre ancora lavorare nella proposta che è uscita dal Consiglio dei Ministri? Ma non c'è una disciplina transitoria, manca soprattutto il riconoscimento del valore aziendale, integrale, ma soprattutto è un provvedimento contraddittorio. Si riconosce il valore commerciale nel momento in cui c'è la valutazione, non lo si riconosce nel momento in cui c'è la corresponsione. Noi non chiediamo delle soluzioni miracolistiche, che qualcuno della politica continua ancora a ventilare, dividendo i sindacati e dividendo i balneari. Se c'è una soluzione miracolistica, sono 12 anni, 12 anni. Perché non l'hanno approvata? Allora, visto che qui non si tratta di illudere balneari che rischiano di essere sequestrati, di andare in gara adesso, quindi facessero i seri, facessero i fatti. Noi in questo momento chiediamo al governo di fare una giusta valutazione sull'emendamento che è stato presentato. Riteniamo che sia un emendamento che contiene molto poco per le imprese balneari, un emendamento che ha una visione ben lontana da quello che a nostro avviso è l'interesse pubblico del demanio. Non ci possiamo permettere di non confrontarci col governo su questo e chiediamo un percorso di equilibrio, che quindi ci sia molta più attenzione alle imprese, non una visione di spiaggia solo come bene collettivo, ma una visione di spiaggia come interesse pubblico generale, dove comunque anche quello che è il valore economico di queste imprese deve avere peso, deve avere una riconoscenza. Le imprese oggi sono pronte a un modello diverso di gestione di stabilimento balneare, con molta più attenzione all'ambiente, alla sostenibilità, a tutte le tematiche indispensabili per la spiaggia del futuro. Non siamo pronti però a farci espropriare le nostre imprese. Oggi continuare a dire no alle aste mi sembra troppo facile, purtroppo. Come dicevo prima, la responsabilità di non trattare questo emendamento io non me la voglio prendere, perché ritengo comunque che anche questo passaggio debba e possa contenere qualcosa di utile per i balneari. È chiaro che l'obiettivo finale è un altro, è trovare una certezza definitiva per il comparto, ma che non può essere trovata in questo contesto e in questo governo. Le problematiche per i comuni saranno sicuramente i tempi per le gare. Molti dei comuni sono piccoli, hanno uffici ovviamente con forze limitate che si vanno ad incrociare con le corse già importanti che stiamo facendo per il PNRR, però la stagione non intesa come meteo e come flusso dei giorni non aspetta niente, quindi chiaramente i tempi sono ridotti e le procedure di gara sono procedure complicatissime e noi dobbiamo assicurare un servizio importante ovviamente a cittadini e turisti, che poi devono trovare apparecchiate le stagioni balneari nella maniera più adeguata.